Buon pomeriggio, ecco il Fans Club. Questa intervista è offerta da Campani Group e sei sulla buona strada. Siamo qua, buon pomeriggio, benvenuti. Ciao. E buon pomeriggio a Nek, che è il nostro ospite. Ciao, come Nek, stai? Famoso ballerino, famoso conosciuto ballerino. In tutto il mondo. No, tu come te la cavi col ballo? Sei un pezzo di legno come me oppure ti muovi un po' meglio? Beh, mi muovo, ma ti muovi. Finita lì. Va bene, finita molto meglio. Ti muovi così a caso, no? Io sono molto peggio di voi due sicuramente. Oh, Filippo, benvenuto. Ciao. Oh, quest'anno, anno importante, 25 anni di carriera. Eh sì. Pare, sì, dicono, si vocifera. Da sì, non sì. credere, è un giovanotto sempre così in forma. In realtà mi hanno detto 26, però 26. Vabbè, hanno più, hanno meno. Vabbè, insomma, vabbè. Io ne faccio 37, se ti può consolare. Di carriera davanti a un microfono. Bel colpo. Sì, insomma, sono momenti magici, belli, insomma. Comunque, tu festeggerai alla grande perché ci sono pronte un sacco di cose a partire da... un tour che sta per iniziare, uh-huh. Anche un mese esatto, tra l'altro. Sì. Più o meno, sì, perché fine 28, aprile. Sì. Sì, il 28 c'è la data zero in provincia di Pisa, poi il 29-30 sei subito all'Europa Auditorio di Bologna. Insomma, un mese esatto, come ti stai preparando? Guarda, sto preparandomi nel senso che ho già fatto le prove musicali col gruppo. Stiamo assieme al mio chitarrista, stiamo rivedendo qua e là alcuni arrangiamenti, giusto per essere precisi sul palco. Per il resto non vedo l'ora, quindi la mia preparazione è puramente fisica fondamentalmente, cerco di tenermi in forma perché comunque sul palco c'è da dare parecchio. Tanta energia. Eh sì, senza nulla togliere a tutte le altre location, però dobbiamo sottolineare l'Arena di Verona, 21 maggio, mm-hmm. Per la prima volta in uno degli anfiteatri più belli d'Italia, non poteva esserci modo migliore per festeggiare questi 25 26 anni di carriera. Esatto, no guarda, è una emozione molto importante per me e quindi forte, proprio perché è la prima volta che io faccio un concerto tutto mio all'Arena di Verona. Io sono stato in diverse occasioni all'Arena di Verona, grazie a Dio, ci sono state tantissime belle esperienze che ho vissuto, ma quella è la regina di tutte. E tra le altre cose, siccome è andato anche bene la vendita di biglietti, praticamente ormai stiamo per chiudere, saranno 12.000 circa, ok? Si era pensato in origine, quando abbiamo lanciato l'idea di fare l'arena, di fare la doppia, ma abbiamo evitato di continuare con l'idea perché deve essere one shot. Se no la doppia sembra un appuntamento già visto, non so come dirti, ma così rimane qualcosa di unico, ok? Un appuntamento che è indipendente da tutto il resto. Un appuntamento che in tantissimi, verso il quale aderiranno tantissimi, e io non posso che essere orgoglioso di tutto quello fatto in questi 25 o 26 anni, perché è un coronamento di tanto lavoro e è una grande festa fondamentalmente, e in tanti prenderanno parte a questa grande festa. Senti, tu la sognavi, credo, l'Arena di Verona da quando eri un ragazzino, è un sogno quindi che si realizza, uno dei tanti immagino che hai realizzato, sì. Insomma, nella tua lunga carriera, i sogni di oggi ancora da realizzare di Nek quali sono? Tantissimi. Uno, una colonna sonora, per esempio. Io ce l'ho sempre lì, la mia idea, e arriverà. Ce ne sono tante altre di idee, sinceramente, alcune delle quali stanno cominciando a prendere forma. Non ve ne parlo, non perché io sia scaramantico, assolutamente, ma perché magari non vanno a buon fine e abbiamo parlato di per nulla. Vabbè, intanto però rimangono lì nel cassetto. Assolutamente. Adesso su Radio Bruno, insieme a Nek, ci ascoltiamo proprio la sua canzone Differente. Torniamo tra poco. Differente di Nek su Radio Bruno alle 15:11. Allora, tu l'anno scorso hai avuto anche questa esperienza televisiva, ne hai avuto una anche recentemente con Standing Ovation, sì. E l'anno scorso invece ad Amici eri con J-Ax, se non mi ricordo, sì. Male, la squadra dei Blu, ed era nata anche una cosa che oggi vogliamo risentire perché fece divertire tante persone, ebbe anche un record di visualizzazioni eccetera eccetera, dove abbiamo sentito un Nek che non conoscevamo che cantava in questo vivo modo qua. Mia aura. Quando mi vedi cambia aria, del pop c'ho la laurea, conto sti soldi finché non torna Laura. Dal primo mic check, non ti piace, sono redneck, non bestemmiare, sta zen, fronte stellare, star neck. Lascia che io sia il tuo brivido più grande dentro le mutande, non andare via, accorciamo le distanze dentro le mie stanze. Ecco, se non mi conosce, chiedi a tua madre perché.
questo è bello. Attenzione. Eccolo lì. Lascia che bellissimo. Io sia il tuo brivido più grande dentro le mutande. Attenzione, perché è un testo davvero molto importante e anche molto chiaro. Beh, tua zia ce l'aguzziamo noi qui, non sta fornendo, fantastico. Era un pezzettino fantastico. Questo, perché in effetti era più lunga, insomma, questa cosa. Ti sei divertito, insomma, molto, a fare questa molto. Cosa. Ma c'è anche un neck rap chiuso nei tuoi cassetti che un giorno tirerai fuori? Possiamo chiederti almeno questo? No, cioè, no, è proprio un'esperienza fine a se stessa, nel senso, meglio così. Aiuto. Poi non so, poi magari qualche progetto con qualche altro rapper, questo, sai, il futuro non so dove mi porti, dipende dall'istintività, che ne so, sai, un progetto, guarda con J-Ax, cioè l'amicizia ci ha portati a condividere qualcosa anche di stampo professionale, quindi può succedere tutto fondamentalmente. Che io diventi un cantante rap, no. No, che faccia un disco tutto rap sarà molto complicato. Perché il rap è complicato per chi non lo sa fare. Un conto è se fai una roba così, dove tutti siamo coscienti del fatto che io mi sono preso in giro, la cosa mi è piaciuta a 5 milioni e passa di viewers su Facebook, e gli stessi rapper mi hanno mandato dei messaggi molto carini, uno fra tutti è Mischilla, che ha detto: oh, sei migliore tu di tanti altri. Cioè, voglio dire, però basta, va bene così. Ti sei divertito, insomma. Ci siamo divertiti. Un momento goliardico. A proposito di divertimento, a proposito di passioni, le passioni di Filippo, la famiglia, la musica, e una delle tue passioni si chiama Harley Davidson. C'è la nuova bambina, come l'hai chiamata tu quando l'hai presentata ai tuoi fan. È arrivata da un paio di mesi, giusto? Quest'anno si va in giro con i Drinkers. Quest'anno si va in giro con i Drinkers, fuori dalla sede radiofonica qui c'è... c'è la bambina che aspetta, che si sta raffreddando, e perché oggi è una giornata così, insomma, meritava di essere vissuta anche sulla moto. Sì, è una passione che io ho iniziato ad avere a 40 anni, adesso ne ho 45, quindi da più o meno 5 anni ho cambiato diverse moto, ma tutte della famiglia Harley Davidson, quindi... perché poi abbiamo un gruppo di amici, come hai detto tu, i Drinkers, con i quali veramente giriamo e facciamo giri anche importanti. L'ultimo al quale ho preso parte il settembre scorso, 1300 chilometri tra l'Austria e l'Italia, e insomma, chi conosce questa passione sa di che cosa parlo, insomma. Senti, non è che quest'anno ti porti dietro anche J-Ax, che ce lo vedo bene. J-Ax è un arleista, tra l'altro. È un altro grande arleista, sì. Vero. Ma dipende da lui, adesso col figlio, cioè, non lo stacchi più da casa. Tu sei cresciuto a contatto con la terra, la natura, in un ambiente contadino, insomma... eri sempre, insomma, insieme al tuo papà, momenti molto belli, importanti, indimenticabili. C'è stato, possiamo dire, per un certo periodo di tempo, i giovani che se ne sono andati, sono scappati dalla terra pensando che fosse qualcosa di vecchio, roba da vecchi, roba da abbandonare. Poi adesso, leggermente, un po' alla volta, sembra che ci sia un ritorno. Tu che l'hai vissuto quando eri così giovane, questo ambiente, questo modo di vivere, cosa diresti a questi ragazzi? Beh, sai, se una persona studia, un ragazzo studia e sente di dover... uscire dal mondo contadino, ma perché semplicemente lui è nato lì, la sua famiglia è una famiglia di agricoltori e questo è un ingegnere, giusto che prenda naturalmente il volo e vada. Però conosco tanti di questi ragazzi, io adesso uomini, che però comunque tornano, non vedono l'ora di tornare a casa perché comunque c'è il loro nido. E la vita del contadino è una vita molto dura e non è semplice, perché anche dal punto di vista pratico lo Stato non facilita il compito a questa categoria così importante, perché ricordiamoci che la terra ci fa mangiare e chi lavora la terra è in balia degli eventi atmosferici prima di tutto, cioè un raccolto viene fuori e ha il suo grande risultato grazie anche al clima. Se viene una grandinata in un orto e te lo distrugge, hai lavorato per niente. È vero, quindi devi essere cosciente ci sono certe dinamiche in mano al Padre Eterno che già anche solo il fatto di accettarla è una cosa importante, non semplice. Però io sono un contadino, come hai detto tu, tra virgolette, nel senso che aiutavo mio padre in quello che era la coltivazione del nostro orto. Io ho una casa in campagna che è rimasta a me e mio fratello. Amo proprio la terra perché sono cresciuto lì, cioè sono cresciuto con quegli odori, cioè l'odore di stalla a me piace perché mi fa tornare in mente quando ero undicenne, dodicenne e vivevo coi contadini, ma io bevevo il latte appena munto, cosa che i miei compagni di classe non sapevano neanche, cioè sbarravano gli occhi. Quando facevamo il presepe alle elementari portavo il muschio, ma quello vero, però
non quello finto. Sì. Quello che si andava a raccogliere nei fossi, queste cose. Esatto, bellissimo. Quindi certe dinamiche io le conosco e rispetto tantissimo la categoria dei contadini, perché è molto, è un mestiere molto duro. Una volta, mi ricordo, non è che ci telefonò, lo dico al volo perché vedo che stiamo per partire con la canzone, non so se tu ti ricordi, Filippo, ma una volta telefonasti qui in radio L'Uno alla Volta, che è la rubrica mm-hmm. che permette a voi ascoltatori di chiederci canzoni, e mi passarono al centralino una telefonata, ero io in onda, e mi dissero Cenec. E come ne Cenec? Sì, sì, Cenec che vuole andare in diretta a chiedere una canzone e farlo una volta. Eri tu che dicesti di essere sul trattore e stavi ascoltando Radio Bruno. È passato, può insomma, essere, un po' essere. Va bene, sentiamo un'altra canzone di Cenec nel suo ultimo album. Questa è quella che dà il titolo proprio all'album e si intitola Unici. Laura non c'è nella nuova versione di Cenec. Cenec è qui con noi. Sai, Filippo, che ce la cantavamo tutta questa canzone che è uscita 20 anni fa. Proprio 20 anni quest'anno fa. Compie 20 anni. Sì. Quindi ricorre proprio il ventennale. Sì, oh, sì. E proprio 20 anni fa hai cominciato anche a fare singoli in lingua spagnola. Eh sì, è lì da 20 anni a questa parte il privilegio anche di trasformare dall'italiano allo spagnolo ogni album fino ad oggi, insomma. Da quel disco là che si chiamava Lei, gli amici e tutto il resto. Tra le altre cose, questo ultimo album, anche questo ultimo album come gli altri, appunto dicevamo, è uscito anche... recentemente è uscito Unicos, credo, Unicos, anche esatto. nel mercato latino, e a giugno sarà pubblicato l'album intero. Esatto. Cioè, per adesso soltanto il singolo, poi a giugno l'album intero. Corretto. Corretto. Oh, senti, parliamo di Beatrice, dai. Parliamo del certo. fatto che sta continuando a prendere lezioni di pianoforte, confermi? Ma lei sì. sa già cosa vuole fare da grande? No, ha tante idee. Io poi, così in maniera molto scherzosa, glielo chiedo, quindi... l'ultima volta mi aveva risposto che voleva fare la dottoressa degli animali. Poi però a volte glielo richiedo e non lo sa, vuole cantare, vuole fare la professoressa. Adesso è nel mood che vuole insegnare. È affascinata dalle maestre, probabilmente un po' lo spirito di emulazione. La trovo ogni tanto che dice, fa finta di insegnare alla classe, questi giochi qua. Sì, sì, molto carino. Intanto volevo salutare un po' di amici che scrivono, vai Cenec, sei grande, complimenti, sei bravissimo. E poi c'è, bravo Cenec, dice Lorena, dillo a tutti che senza i contadini non si mangia. È arrivato questo messaggio. Sì. E poi ci chiedono se ci sono ancora, lo ripetiamo, biglietti per l'Arena di Verona, perché vogliono venirti a vedere il 21 maggio in Arena. Sì, abbiamo, penso ci sia ancora disponibilità per l'Arena, potete sentire comunque... Sì. Naturalmente anche dal nostro centralino. Esatto, adesso io non so dirvi esattamente quanti pochi nella gradinata sopra. Su, ok. In fondo, gradinata. Sì, ce ne sono ancora molto pochi, però affrettatevi perché ormai si chiudono i battenti. Sappiamo che non ce ne sono più invece per la prima delle due date di Bologna, il 29 aprile Teatro Europa Auditorium è tutto sold out e per questo si è fatto il bis, quindi esatto. Ce ne sono invece per la data del 30 aprile, sempre a Bologna, anzi ricordiamo qualche altra data finché ci siamo, sì. Alcune almeno, il 4 maggio a Piacenza, Teatro Politeama, il 5 maggio a Montecatini, Pistoia, Teatro Verdi, il 12 a Firenze al Teatro Verdi, poi c'è l'Arena di Verona il 21 maggio, questo grande evento Cenec per la prima volta in Arena. Ricordiamo anche durante l'estate Cervi a Ravenna in Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi, Lucca e Villa Bertelli, Brescia Piazza della Loggia l'8 luglio, il 10 luglio a Cremona in Piazza Duomo. Sono soltanto alcune perché il tour è molto lungo, ve ne abbiamo date insomma soltanto alcune. Esatto, tra l'altro grazie. Fai tanti in Toscana, tra l'altro quattro sì. date. Sì, tante in Toscana, sì, ma io sono felice perché amo molto la Toscana. Nulla a togliere alle altre insomma regioni d'Italia, ma insomma la Toscana ha un affetto particolare. A Forte dei Marmi ci vai in vacanza, ci vai in vacanza, quindi anche lì moto, arrivo al concerto canto e torno in moto a posto. Oh. Filippo, tra due giorni ascolteremo ufficialmente come nuovo singolo Freud insieme a J-Ax. Com'è sì. stata questa esperienza divertentissima? Molto, molto. D'altra parte Freud ha preso forma, è stata nobilitata proprio con l'apporto delle barre di J-Ax, cioè mancava, era un pezzo al quale mancava qualcosa e ho pensato che J-Ax avrebbe potuto impreziosire il tutto, anche perché se non ci fosse stato J-Ax probabilmente il pezzo non sarebbe finito nel disco, e invece aveva tutte le caratteristiche perché Ax lo completasse come
come si doveva, insomma, ecco. Sarà il singolo ufficiale allora, sì, fra due giorni, però noi ve lo vogliamo fare sentire oggi dall'album Unici naturalmente di Neck, e con questo salutiamo anche Filippo, grazie per essere stato. È stato un piacere come qui al solito. Con noi ti veniamo a vedere in una data almeno sicuramente a Verona, di sicuro, eh. Ah, anche, però, c'è anche Bologna, intanto dire, una dico, perché Verona è Verona, però naturalmente dimmi, c'è Barbara, anche Bologna, tutte le altre. No, però volevo strapparti una promessa, una data del Radio Bruno estate. Guarda, se io posso, io con voi il rapporto è molto forte, vero, quindi vero. Qualora io adesso, come ti ho detto prima, sto lavorando sulla bilocazione, quindi potreste avere Filippo che canta a Forte dei Marmi allo stesso tempo sul palco del Radio Bruno estate. Creiamo tutto clone. Può succedere. Benissimo, allora ci auguriamo che sia così. Grazie ancora per essere stato con noi. Chiudiamo. Freud, Neck, ciao. Jax, ciao.